Eccoci, buonasera, per un'altra diretta streaming. Siamo in collegamento con il Passo del Tonale, dove c'è ad attenderci un carissimo amico, Stefano Negri, che è proprietario dell'Hotel delle Alpi e del gruppo Iride Hotels. Ciao Stefano, ben trovato. Ciao, tutto bene? Bene, Tutto bene. grazie. Ecco, più che Diciamo il così, almeno siamo in sottoscritto, è salute, siamo in importante sapere salute. come stai tu, ecco. Allora, come dicevo, in salute stiamo bene, poi chiaramente l'incertezza del momento è preoccupante, anche se noi ci stiamo organizzando per essere pronti quando appunto ci sarà un po' di chiarezza in più e quando potremo dare risposte agli ospiti che in ogni caso vogliono venire in montagna, lo dicono tante statistiche, ma lo misuriamo anche noi giorno per giorno. C'è la volontà di venire in montagna dove gli spazi sono ampi, dove la natura si è a contatto con la natura, non c'è problema quindi di distanziamento sociale, c'è l'aria buona e c'è anche questa voglia di uscire dalle proprie case che abbiamo già visto in questi giorni, ma che qua si tramuterà in una vacanza all'aperto, ecco questo. Certo, Stefano, volevo chiedere, tu la tua è una gestione particolare delle tue strutture. Hai due hotel, due residence, tre ristoranti e un wine bar a Ponte di Legno. E metà delle tue strutture sono in Trentino e metà delle tue strutture sono in Lombardia, a 3-4 km di distanza una dall'altra. Hai avuto problemi nella gestione, diciamo, per poter andare da una parte all'altra? Perché una regione un po' più chiusa, diciamo la Lombardia, per via che è stata uno dei principali focolai in Italia del Covid-19, l'altra, il Trentino, ha già riaperto in linea di massima molte, molte strutture, molte attività. Fino a quando eravamo chiusi, il problema poteva essere raggiungere le aziende, ma per motivi di lavoro e con l'autocertificazione noi ci potevamo spostare da un'azienda all'altra. La differenza fra regione in questo momento noi non l'abbiamo mai sentita perché è vero che siamo Trentino e Lombardia, ma la nostra è una località unica, Ponte di Legno Tornale, e le nostre attività sono tutte diciamo concentrate in zona. Come dicevi tu, in questo momento le nostre attività sono chiuse, anche se i ristoranti in Lombardia, abbiamo attivato il servizio della consegna a domicilio, il delivery, di cui tutti Certo. parlano, e abbiamo attivato da pochi giorni anche il takeaway. Certo. L'asporto. Ecco, lì abbiamo fatto una scelta ben definita perché intanto che aspettiamo anche lì le linee guida per capire come potremo riaprire al pubblico i nostri ristoranti, adesso abbiamo cercato di specializzarci. E quindi abbiamo deciso già erano tre ristoranti che coprivano dei target diversi, abbiamo deciso questa specializzazione di portarla anche nella consegna a domicilio. Abbiamo un ristorante tipico pizzeria che quindi fa pizzeria sia trasporto che a consegna a domicilio e facciamo anche dei prodotti tipici locali. Abbiamo un ristorante che è il ristorante pizzeria Alta Bias, se posso dirlo. Poi Certo. abbiamo il ristorante El Volta a Ponte di Legno. Quello è un ristorante gourmet, lì abbiamo fatto tutta una serie di piatti che prepariamo e che facciamo finire a casa dei nostri clienti, nel senso che per garantire la qualità del piatto come se lo mangiassero al ristorante, il nostro slogan è portiamo il Volta a casa vostra e quindi gli diamo un video che spiega esattamente i passaggi per finire il piatto, passaggi semplici, spiegati dal nostro chef Roberto. Aggiungiamo una ricetta e corrediamo il piatto anche non so, se il nostro piatto si finisce con l'olio del lago di Iseo piuttosto che di un'altra zona, diamo anche la boccettina d'olio per finire il piatto. E questa è la proposta gourmet. Poi invece col nuovo wine bar, il 75, che è un'apertura recente, un wine bar, cocktail bar,
dove abbiamo una selezione vino importante. Tu mi conosci, sono un appassionato di vino. E quindi anche per quello che riguarda il Volt faremo una proposta di abbinamento ai piatti e in questo caso facciamo invece per il 75 facciamo un abbinamento bollicine sushi. Stiamo concludendo un accordo con un ristoratore di sushi di alto livello perché condivida con noi le sue conoscenze e quest'estate, luglio-agosto, faremo anche questo tipo di servizio. Quindi se abbiamo un po' separato i target e cerchiamo di fare una proposta completa e anche in alcuni casi innovativa. Sempre con l'attenzione all'abbinamento al vino e che noi portiamo le nostre bollicine, i nostri vini bianchi a temperatura, ghiacciati, portiamo proprio il secchiellino col ghiaccio, di modo che l'ottica è proprio di portare il ristorante da loro, visto che non possono venire i nostri clienti da noi. E anche il discorso del vino rosso lo portiamo a temperatura di servizio sui 18 gradi. Ecco. Mentre per quello che riguarda il ricettivo, noi abbiamo due strutture altonale, un hotel delle Alpi di cui parlavi tu prima, che siamo in attesa di capire come potremmo fare con determinati servizi. Noi abbiamo un bellissimo centro benessere, non sappiamo come lo potremo aprire, se lo potremo aprire e che procedure fare. Abbiamo una clientela molto rivolta alle famiglie, non sappiamo ancora, anche se prevediamo che magari il baby club non si potrà aprire, però stiamo pensando delle alternative. Noi accompagniamo i nostri clienti sempre in escursione. Questo anche negli altri estati, vorrà dire che amplificheremo questo servizio e cercheremo di far godere alle famiglie la natura circostante. E poi abbiamo l'offerta Residence, che invece quella sembra che abbia già un buon riscontro, perché c'è una tendenza alla vacanza un po' più lunga rispetto al mordi e fuggi, un po' esagerato, ma noi notavamo, anche se c'era un aumento della richiesta sulla montagna estiva, a una riduzione della vacanza media, quest'anno sembra che la scelta vada sull'appartamento con periodi di permanenza un po' più lunghi in montagna. Ecco, volevo chiederti Stefano, dato che io quando sono stato da voi ho notato che ci sono tantissimi turisti stranieri provenienti dall'Inghilterra, dalla Germania, da varie nazioni, anche del nord Europa, no? Diciamo. È possibile che quest'anno ci siano i confini ancora sigillati oppure contingentati con una diminuzione di afflusso appunto da parte dei turisti stranieri? Tu come pensi di sopperire alla carenza, diciamo, eventuale di turisti che provengono dall'est? Sul periodo estivo siamo un po' meno preoccupati perché abbiamo delle percentuali di afflusso, almeno sulla nostra zona, di afflusso di turismo estero limitate. Chiaramente il pre-stagione e il fine stagione estiva c'era molta presenza loro e si tradurrà in questo momento per forza in un calo drastico, anzi ci saranno solo cancellazioni. E la preoccupazione va verso l'inverno proprio perché in questo clima di incertezza, anche per il turista straniero che deve prenotare le sue vacanze in Italia, sembra che le informazioni vadano verso una riapertura delle frontiere, però è anche vero che per agevolare queste vacanze stiamo cercando, soprattutto per la prossima stagione invernale, di proporre delle formule di prenotazione molto flessibili, cioè che permettano al cliente di fare la cancellazione a costo zero. Perché se no abbiamo notato che il cliente, di fronte a questa situazione di totale incertezza, preferisce non prenotare piuttosto che rischiare di perdere una caparra. Certo. Guarda, noi abbiamo adottato una politica di non far perdere la caparra a nessuno, le abbiamo tenute per le prossime Penso che stagioni molti invernali, stiano seguendo questa linea, in effetti. Poi ti volevo chiedere una cosa interessante. Il 10 di marzo
C'è stato questo inizio del lockdown, tra l'altro lì nella zona del Tonale c'era un evento che era seguitissimo, l'Ice Music, che porta tantissimi turisti e curiosi a visitarlo. Ecco, eravate nel pieno della stagione invernale, probabilmente avreste chiuso ancora, avreste durato ancora un mese, no? Diciamo, immagino. E com'è andata esattamente? Abbiamo fatto una stagione invernale fino alla fine di febbraio, favolosa perché condizioni meteo incredibili, Era tanta neve. innevamento perfetto. Avevamo di fronte non un mese, ma molto di più perché noi chiudiamo verso il 20 di aprile normalmente, Sì, quindi siete anche a abbiamo 2000 perso. metri e di conseguenza è normale che ci sia neve fino a tarda stagione. Esatto, tieni presente che la prima settimana di marzo, pur essendo stata la chiusura al 10 di marzo, o al 9, noi abbiamo qui un 30% rispetto alle prenotazioni, perché l'effetto corona virus aveva già fatto cancellare circa il 60% delle prenotazioni sulla prima settimana di marzo. Avevamo di fronte un marzo incredibile, c'erano anche i concerti del Ice Music tutti esauriti, stavamo facendo una stagione record oggettivamente. Si è interrotta bruscamente, abbiamo dovuto adeguarci, si sono chiusi gli impianti di salita, abbiamo dovuto purtroppo Larci lasciare a alla casa i situazione. dipendenti e tutto quello che è successo, insomma. Ascolta, diciamo che il decreto del governo tarda ad arrivare, non doveva uscire ieri, oggi, domani, ma non si sa se uscirà, quando uscirà. Speriamo prima possibile. Non è stata ancora data una linea guida se non dalle associazioni di categoria, Federalberghi, Confindustria Alberghi, Assotel. Voi nella vostra zona avete anche a livello locale avete intrapreso delle iniziative come protocollo in vista di una possibile apertura? Avete già in mente qualcosa oppure aspettate queste direttive per potervi muovere e agire? Allora, chiaramente tutti stiamo pensando come comportarci nel prosieguo di questo periodo che chiaramente cambierà le nostre abitudini. È chiaro che prima di tirare le somme e poi fare le strategie reali, dobbiamo capire perché qui ogni giorno ci arrivano informazioni che poi vengono cambiate il giorno successivo. Abbiamo già visto diverse bozze di regolamentazione. Una volta parlano di, ti faccio un esempio, l'occupazione delle sale ristorante. Una volta parlano di una persona ogni 10 metri quadri, che vorrebbe dire Oggi praticamente. mi pare che abbiano identificato 4 metri quadrati. Sì, ieri hanno dato questa notizia, vediamo se verrà confermata. Distanze dai tavoli 2 metri uno dall'altro. Insomma. Noi chiaramente tutti, anche i miei colleghi, stanno cercando di capire cosa fare con le proprie strutture e che tipo di occupazione si potrà avere e quindi anche che tipo di costi, ricavi, che situazione avremo dopo la regolamentazione. Ecco. Questo oltre a tutta la parte di responsabilità che non ci spaventa perché noi siamo abituati a tenere dei protocolli di igienizzazione, di pulizia, che non sono nuovi nel nostro settore. Chiaramente questi diventano amplificati, avere parte del rischio sulla nostra testa di eventuali contagi, eccetera, e questa parte non è stata ancora chiarita, mette a dura prova anche tutto lo spirito di voglia di ripartire che hanno tanti, tanti del mio settore. Certo. E quindi stiamo un po' a vedere, ci Ecco, stiamo. volevo chiedere Stefano, dato che tu dai lavoro a tante tante persone, perché avendo tante strutture, tanti alberghi, tanti ristoranti, hai dovuto ricorrere, diciamo, agli strumenti economici che il governo ha messo in dotazione, cassa integrazione,
licenziamenti, quali Noi misure hai abbiamo, adottato? avendo dei tanti dipendenti stagionali, abbiamo fatto per i lavoratori stagionali, abbiamo fatto dei licenziamenti anticipati. Per quello che riguarda invece chi era a tempo indeterminato, abbiamo chiesto la disoccupazione. Gli stagionali hanno potuto accedere alla disoccupazione e al bonus dei 600 euro. Gli altri hanno l'integrazione della cassa integrazione. È chiaro che la situazione, anche da quel punto di vista, è difficile, perché non siamo ancora riusciti a dare delle garanzie ai nostri dipendenti per quale sarà la stagione prossima, l'inizio, la fine, il numero degli addetti. Tutto è un po' lì fermo, in attesa che arrivino queste benedette, perché da quando ci saranno queste informazioni, poi dovremo capire se le abitudini che per forza sono cambiate in tutti noi, permetteranno poi di avere dei numeri di ospiti sufficienti per garantire anche il clima di vacanza che uno si aspetta. La gente va in vacanza per condividere con amici, con la famiglia, e se le condizioni sono troppo restrittive, bisogna vedere anche che tipo di reazione avranno gli ospiti, se continueranno a venire, oppure se preferiranno cercare delle soluzioni diverse o restare a casa, visto che anche molti hanno già consumato tutte le ferie, sicuramente il clima di incertezza Si parla di non. un bonus di 500 euro che viene dato alle famiglie per poter venire in vacanza. Pensi che possa essere una misura sufficientemente valida oppure uno dei palliativi per poter così trovare una soluzione non Allora, definitiva a quello che è il forse. problema delle vacanze? Allora, può essere un aiuto, anche se da come anche lì, prima di dare un giudizio, bisogna capire come lo fanno, perché adesso sembrava che addirittura diventasse un credito di imposta da poter. Se le Quindi, persone un non hanno i credito. soldi per andare, è difficile che lo possano Quindi, spuntare. esattamente. Quindi è tutto da vedere. È chiaro che un bonus vorrebbe dire incentivare le vacanze in Italia da parte degli italiani, ma tutto quello che dicevo prima rimane. Perché la gente inizia a pensare alle vacanze, secondo me serve che in qualche modo la situazione si stabilizzi. In primis, sicuramente che i contagi non aumentino e che come sembra, e che il virus sia meno aggressivo, anche quello sembra. Un po' di positività sta rientrando, quella buona, non quella negativa, sta rientrando fra la persona. Quindi queste sono tutte cose che magari permetteranno di iniziare a pensare di fare delle vacanze. Hanno dato una data del 1° di giugno come possibile data per le riaperture, ecco, tra regioni, di conseguenza la gente può comunque muoversi sul territorio nazionale. Questo sarebbe già un dato positivo. Sicuramente, sicuramente, spero anche che questa cosa le confermino il prima possibile, perché poi tutti devono, non è che se lo dicono il 30 maggio, il 1° giugno la gente inizia a muoversi. Dobbiamo Certo. organizzarci, dobbiamo preparare le strutture, dobbiamo fare tutto quello che serve, e la gente deve anche iniziare a pensare alle proprie vacanze. Se tu avessi un canale preferenziale con il governo, no? Che cosa ti sentiresti di dire? No, Non so, chiarezza, ecco. sì, ecco, sì, perché sennò ti censurano la trasmissione. No, no, chiaro, sei libero di, magari non diciamo epiteti, però no, ovviamente noi puoi che fare disquisire su quelle che sono le cose negative, non è che sei io capisco obbligato a. che no, il problema è, ho sentito anche i nostri colleghi, qualcuno in modo più duro, qualcuno in modo più. Il problema è sicuramente
enorme e non sto a giudicare chi deve prendere decisioni importanti ogni giorno per il benessere e per la salute di tutti noi, però alcuni passaggi un po' più tempestivi avrebbero permesso e sicuramente infonderebbero un po' di quell'ottimismo che ci vuole per ripartire dopo una fase così tragica. Questo è quello che mancano e queste promesse che poi non si concretizzano per problemi di burocrazia, si dice, ma di fatto non è che il problema della burocrazia è un problema nuovo. Quindi se uno È un va in paese TV, malato di burocrazia questo, se uno va assolutamente. in TV e dice abbiamo risolto, abbiamo fatto le cose molto veloci, dirette, flessibili, dopo devi anche assicurarti che poi questo sia la realtà, perché in una fase così incerta, anche trovare l'incertezza in quello che ti vendono come certezza, non è esattamente quello che gli italiani si aspettano. Invece ti faccio fare un appello ai tuoi clienti e a tutti i turisti che vengono al Passo del Tonale. Allora, noi ci stiamo organizzando per ripartire. Come dicevo prima, quello che noi vendiamo è il nostro territorio e l'ampiezza del nostro territorio permette veramente di avere tutto lo spazio necessario per essere tranquilli e per fare le vacanze diciamo senza paura, senza pensieri. Di spazio ne avete, ecco, diciamo, è una zona veramente Esattamente. ampia. Esattamente. Questo è il primo messaggio. L'altro messaggio è che appena avremo delle certezze in più, usciremo subito con una comunicazione precisa e dettagliata di quello che noi offriremo e poi sperando di tornare alla normalità il prima possibile, di rivederci presso la nostra struttura il prima possibile. Questo è il messaggio. Certo, allora ti lascio informare i nostri utenti dando l'indirizzo internet, il numero di telefono, l'indirizzo mail e spiegare esattamente anche per i ristoranti quello che è il vostro indirizzo per poter prenotare. Allora, partiamo dall'Hotel delle Alpi, che è il sito internet dell'Hotel delle Alpi è hotel-dellealpi.com. Il numero di telefono dell'hotel è 0364-903919 e sia sul sito che telefonicamente potete ricevere le nostre informazioni. Abbiamo anche i nostri canali social di Facebook e Instagram con il nome dell'hotel. Passiamo ai ristoranti a Ponte di Legno. Ristorante a Ponte di Legno, abbiamo, come dicevo prima, il ristorante Il Volt in centro Ponte di Legno in via Sora. Abbiamo il ristorante Altabiano in via Sant'Antonio e il 75, sempre che è il wine bar, sempre a Ponte di Legno in via L'ultimo arrivato, 79, diciamo. l'ultimo arrivato. E i numeri di riferimento per questi numeri, do il numero di mio fratello Luca, con il quale condivido tutte le iniziative che ho proposto, che ho appena elencato, è 335 70 56 517. Per quello che riguarda le consegne a domicilio, siamo contattabili anche per queste tre strutture, sempre sui canali social e su richiesta venite aggiunti alla nostra numeri, diciamo gruppo WhatsApp, dove ogni volta mettiamo un po' il materiale informativo di proposta di ogni fine settimana e poi dove metteremo tutte le iniziative che si susseguiranno durante la stagione estiva. Benissimo, allora non esiterò poi, non appena abbiamo una data certa, a ricontattarti per poterti fare delle proposte commerciali direttamente sui nostri canali. Ci seguono tante persone, di conseguenza diciamo uno strumento ideale per poter ripartire. E ti chiedo ancora la cortesia, 2 minuti dopo che usciamo dalla diretta per fare una breve chiacchierata. Salutiamo tutti gli amici di Facebook, ci vediamo domani con un'altra videoconferenza. Buona serata a tutti. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Arrivederci.